Buongiorno ragazze, oggi vi propongo un trucco anti-stanchezza per la mattina, quando dobbiamo andare a scuola o al lavoro e abbiamo pochissimo tempo. Come primo step, idrato la mia pelle con una crema applicandola con massaggi circolari dall'interno verso l'esterno. In questo modo riattivo la circolazione e il mio viso sarà pronto per accogliere i successivi prodotti. Ravvivo e uniformo l'incarnato con un fondotinta effetto illuminante del mio stesso colore di pelle in modo da evitare errori e macchie. Lo applico direttamente con i polpastrelli con dei massaggi circolari. Un piccolo trucchetto è quello di uniformare col fondotinta anche la palpebra mobile per avere uno sguardo meno stanco. Poi irrinunciabile il correttore, io ne scelgo uno in crema aranciato, lo applico lungo l'occhiaia con piccoli tocchi e poi distribuisco il prodotto con il polpastrello. Adesso sulle mie guance vado ad applicare un fard in crema leggermente aranciato rosato, un color corallo che mi dà luminosità e freschezza e lo sfumo molto bene. Fisso il tutto con una cipria minerale. Insisto soprattutto nella zona T. Successivamente sulla palpebra mobile sfumo un ombretto chiaro e luminoso che darà subito un aspetto più vivo al mio sguardo, che sembrerà meno stanco. Non può mancare il mascara nero, che lo applico sulle ciglia cercando di insistere sulla parte esterna curvando leggermente le ciglia stesse. Intensifico l'effetto del fard in crema con un fard in polvere pescato leggermente brillante in modo da avere anche un'azione illuminante e lo sfumo molto bene. Infine applico sulle labbra un balsamo labbra colorato, questo lo trovo veramente molto carino e il color corallo si abbina al blush. In questo modo avrete un effetto più fresco e labbra idratate. Spero che il look vi sia piaciuto, ricordatevi di aggiungermi su Facebook, su Instagram e qui trovate tutti i miei ultimi video. Alla prossima, ciao!